Cosa ne pensate del fatto che Michela si sia candidata? Non lo so, io non mi occupo di politica. Nemmeno io. E non mi interessa votare. Sono ben rappresentata da mio marito. Lascia che sia lui a prendere ogni decisione. Esattamente. Ed è sempre lui che si occupa dei vostri affari? Ecco, non esattamente. Tengo io la contabilità. Lui non sa leggere molto bene. E poi penso anche alla corrispondenza con le banche. Quindi si occupa lei dell'amministrazione, ma a nome suo? Io... non ci ho mai pensato in questi termini. Già, ma la legge sì. Secondo la legge, infatti, una donna sposata è come un bambino. Non può firmare un contratto o avere una proprietà. Questo è vero. E non può dire la sua su questioni di cui dovrebbe avere voce in capitolo, come la scelta di un maestro per i suoi figli, oppure decidere quali strade si debbano lastricare. O anche su quello che succede al saloon. Su questo sono d'accordo. Lì dentro si beve troppo. Diventano aggressivi e finisce che picchiano le mogli. Mio marito andava sempre fuori a bere e è scappato con un'altra. Si è portato via anche i miei figli. Il giudice ha detto che per la legge poteva tenerseli. Ma che razza di legge è che permette ad un uomo di strappare i figli alla madre? È una legge fatta dagli uomini. E io tutto questo non lo sapevo. Davvero. Non mi ero mai resa conto di non avere diritti. Anch'io non ci avevo mai pensato. Ecco perché questa campagna è così importante. È finalmente l'occasione per dare voce a chiunque. Sì, è lui, sono sicura. È Daddy John O'Malley. Myron, c'è un cliente per te, tesoro. Oh, Hank, ma lo sai chi è quello lì? Sì, è uno con i soldi. Hank, lui è quello che ha ferito una ragazza a mani tu. Madame, io non torcerei un capello a una signora. Deve avermi scambiato per qualcun altro, mi creda. Il signore non farebbe male a una mosca. E adesso muoviti. No, Hank, noi ci siamo riunite e abbiamo votato. Nessuno di noi vuole andarci. Votato? E da quando in qua voi votate? Non mettetevi strane idee nella testolina, è chiaro? Vieni qui, piccola, che ne dici di un drink? Beh, certo, se lo bevi anche tu. Adoro gli uomini che sanno reggere l'alcol. Questo viene chiamato discorso introduttivo ed è qui che devi spiegare qual è la tua piattaforma. Che cos'è la piattaforma? Ecco, spiegare alla gente per che cosa ti batti. Le cose che sono più importanti per te. Dunque, la prima cosa che vorrei dire è che le donne dovrebbero avere il diritto di voto. Alla gente questo non piacerà. Dillo molto in fretta e poi di che vuoi sconfiggere la delinquenza, tutti saranno d'accordo. Dopodiché parla subito della scuola. E che voglio bandire la prostituzione. Non sarà molto popolare neanche questo. Però io ci credo, Dorothy. Non serve che tu dica immediatamente tutto ciò in cui credi. Qualsiasi cosa tu dica, non menzionare il bere o il salone, perché se lo farai perderai le elezioni. Oh, ricordati di sorridere. Non ha importanza quello che dici. Tu sorridi sempre. Mm?